Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, grazie per essere con noi anche stasera al 10° appuntamento in questa edizione di Mantova Scienza. Nelle dirette dei giorni precedenti e anche in quelle che seguiranno abbiamo proposto temi e argomenti molto diversi, variegati come è nello stile di questa manifestazione fin dall'esordio nel 2016, ricordiamo che è stato l'anno in cui Mantova è stata proclamata capitale italiana della cultura, quindi la nascita di Mantova Scienza va cercata proprio nell'anno di Mantova capitale della cultura. E siamo tutti convinti, come dice il motto del nostro festival, che seminare scienza serva appunto a raccogliere cultura, quindi proseguiamo nella nostra proposta per offrire a tutti la possibilità di avvicinarsi, interagire con chi lavora, opera, studia e racconta di scienza. Prima di presentare il nostro ospite di questo pomeriggio, vi ricordo che domani avremo un doppio appuntamento alle 17:30 per parlare di minerali e scoprire quali sono quelli che possiamo trovare anche nei nostri smartphone, nella tecnologia di tutti i giorni, quello che abbiamo in mano quotidianamente. Alle 21 invece ci troveremo di nuovo per tornare a parlare di spazio e in particolare per scoprire se ha senso e perché è importante investire oggi nella ricerca spaziale. Com'è doveroso, prima di cominciare, a nome di tutti noi dello staff di Alchemica e del Comitato Scientifico, ringraziamo l'amministrazione comunale di Mantova, che è l'ente promotore e sostenitore della manifestazione, e i main sponsor TEA S.P.A., Parco Regionale Oglio Sud, e poi Fondazione Cariplo, che sostiene la manifestazione quest'anno attraverso il contributo sul bando Let's Go per il sostegno agli enti del terzo settore. Naturalmente ringraziamo tutti i partner, gli amici, i sostenitori che contribuiscono alla realizzazione di Mantova Scienza Spring. Con noi anche stasera non potremmo farne a meno i colleghi amici di Zero Beat, che è la cooperativa che si occupa della regia in tutte le nostre dirette. Ma adesso smetto di chiacchierare, è tempo di presentarvi il nostro ospite di stasera. Abbiamo con noi Davide Persico. Ciao Davide. Ciao, ciao Davide, benvenuto. Ciao. Grazie, ciao Davide, ti do anch'io il benvenuto. Davide è ricercatore, Davide Persico è ricercatore e insegna paleobiologia e museologia naturalistica presso l'Università degli Studi di Parma. Ha conseguito una laurea in scienze naturali e un dottorato di ricerca in scienze della terra. Partecipa nel 2006 e nel 2007 a due missioni scientifiche in Antartide con il progetto internazionale ANDRIL per lo studio dei cambiamenti climatici. Tra l'altro è anche stato uno dei fondatori e il direttore del Museo Paleoantropologico del Po di San Daniele Po in provincia di Cremona, con cui collabora per lo studio dei fossili delle alluvioni quaternarie del Grande Fiume. La sua attività di ricerca, per cui vero Davide, hai pubblicato oltre 50 articoli scientifici, monografie, saggi naturalistici, si svolge in particolare nel settore micropaleontologico e paleobiologico. Poi magari se hai voglia puoi anche spiegare esattamente qual è questo settore. Ma Davide Persico è anche un naturalista con la passione della scrittura e infatti ha pubblicato diversi libri, l'ultimo dei quali ce l'abbiamo qua, penso che si riesca a vedere, ed è quello che dà proprio il titolo alla conferenza di oggi. Davide, allora a te la parola, benvenuto, e siamo così curiosi di conoscere le storie del Po. Grazie, grazie mille. Sì, io sono stato direttore del Museo Paleoantropologico del Po fino al 2009, poi ho lasciato per motivi di carattere elettorale, amministrativo, diciamo. E adesso mi occupo solo di paleontologia e quindi mi presto, diciamo, al museo facendo della ricerca. Metto in condivisione la mia presentazione subito? Okay. Sì, sì, certo. Sì, sì, sì. Ok, allora partiamo. Eccolo qua. Si vede bene? Un attimo che dalla regia adesso la passa. Si sta un arrivando. Secondo. Ok, è arrivata. Perfetto. Allora, questa presentazione si intitola come libro Storie Naturali ed è questo libro, una raccolta di saggi di carattere scientifico ma molto divulgativi che sono stati scritti con l'idea un po' dello storytelling, cioè sullo stile dei saggisti un po' americani, diciamo, che raccontano le scienze in maniera molto, molto terra-terra, diciamo, al fine di
inculcare o far comprendere meglio alle persone quelli che sono i concetti scientifici importanti da memorizzare. È uno stile che mi piace molto, io seguo da anni appunto questi saggisti, in particolare Gould, Eldredge, ma anche molti altri, e quindi mi piace molto raccontare le vicissitudini scientifiche che mi si presentano, soprattutto grazie al grande fiume in questo caso, e raccontarle allacciate a delle storie. Quindi quello che farò stasera è probabilmente un po' diverso dalla classica presentazione di carattere scientifico, ma è un insieme di storie, e vedrete che sono un po' concatenate tra di loro, storie che hanno come filo conduttore il grande fiume, il fiume Po. Quindi vi parlerò del fiume, dei suoi ritrovamenti paleontologici che avvengono sulle spiagge, o meglio le barre fluviali appunto del fiume Po. Quindi vi parlerò del Po del passato della pianura padana, vi parlerò degli animali anche che stanno ricolonizzando e stanno ritornando nella nostra pianura, vi parlerò un po' di migrazioni, di eventi migratori, di estinzioni, e vi parlerò anche delle genti che abitano il fiume, che spesso mi raccontano casi e eventi naturalistici che hanno vissuto e con i quali io cerco di imbastire come in un mosaico tutte le storie che devo raccontare, e le utilizzo come esempi per i concetti scientifici che devo esporre. Quando ho scritto questo libro ho pensato a chi allacciarmi inizialmente per partire a parlare di fiume e della Golena, ed è successa una cosa particolare. Io ero stato invitato al Museo di Storia Naturale di Reggio Emilia per fare una conferenza sui mammiferi fossili del periodo quaternario della pianura padana, e ricordo che ero arrivato con la mia presentazione bello carico, invitato da questo museo in anticipo, in largo anticipo come faccio di solito, e quindi ebbi la possibilità di visitare la collezione d'arte che era annessa, diciamo, alla sala proiezioni in pratica. E con mio grande stupore mi ricordo che mi ritrovai di fronte ad un'intera collezione di bozzetti realizzati appunto da Antonio Ligabue. Opere fatte in carboncino che rappresentavano animali e soprattutto delle fiere, che mi hanno lasciato di sasso, perché erano gli stessi identici animali, le stesse identiche specie che io avrei dovuto esporre circa mezz'ora dopo rispetto al mio arrivo appunto in museo. E questa cosa mi è sempre incuriosito, in particolare per il fatto che trovavo incredibile che Ligabue, vivendo all'interno della Golena in maniera isolata, con tutti i suoi problemi e con tutta la sua genialità artistica, avesse cominciato a disegnare animali di questo tipo che nel Po non c'erano. E quindi ho pensato, e se avesse avuto qualche connessione con i fossili, con gli animali che sono vissuti nel passato, se fosse stato imboccato in qualche maniera, diciamo, a rappresentare queste specie. E così, con questa idea nella testa, sono andato avanti per diversi anni, finché mi è capitato di incontrare un altro artista che si chiama Massimo Canuti, anche lui conterraneo di Antonio Ligabue, e anche lui capace di disegnare animali di questo tipo, e gli stessi identici soggetti che anche Ligabue rappresentava, e che si trovano fossili nel Po. Quindi mi sono detto, forse non sono le singole persone, diciamo, a pensare alla stessa maniera o a convergere su determinate immagini, determinate idee, ma forse è il fiume che li induce gradualmente ad una linea di pensiero, una corrente di pensiero, in questo caso una corrente artistica, che incredibilmente ripercorre anche la mia corrente paleontologica. Quindi ho detto, non sono solo, ci sono altre persone che vivendo il fiume convergono su questi argomenti. E qua vi ho presentato un'immagine di un quadro molto bello di Ligabue, in cui incredibilmente sono rappresentati un leopardo, una iena tigrata dietro, e a sinistra, nelle due piccole figure, vi sono due fossili che rappresentano appunto questi animali. Si tratta di un osso sacrale di una iena, nella foto in alto a sinistra,
e di una tibia di leopardo ritrovate negli anni scorsi, che sono conservate nel Museo Paleoantropologico del Po e che in parte sono stati studiati, in parte devono ancora essere studiati. Prima vi ho parlato di Massimo Canuti, anche lui un artista appunto conterraneo di Ligabue, e anche lui con questi disegni fatti a carboncino, ma con una differenza sostanziale rispetto a Ligabue. Con disegni fatti con una cura naturalistica e anatomica di molto superiore rispetto a quelle di Ligabue. I disegni di Ligabue avevano per certi versi dei tratti infantili e dei tratti quasi caricaturali da un certo punto di vista, mentre invece Canuti disegna questi animali nei loro atteggiamenti in maniera molto raffinata e molto curata dal punto di vista anatomico. Sembrava di essere di fronte a delle ricostruzioni paleontologiche dei fossili che trovavo nel fiume, e questa cosa mi ha colpito molto. Qua vedete alcune immagini di una mostra che è stata allestita in museo insieme a Massimo Canuti, appunto. Ci sono alcuni dei suoi disegni che riportano, scritti a china appunto, degli appunti, delle descrizioni di questi animali rappresentati in maniera molto, molto particolare, molto schematica, ma come vi ripeto, come dicevo prima, molto attinente dal punto di vista naturalistico. E qua sono rappresentati all'interno del museo, abbinati ad alcuni reperti, ad alcuni fossili, a testimoniare ulteriormente quella che è questa convergenza artistico-paleontologica che è stata spinta dal fiume Po e che mi ha appassionato tantissimo e che mi ha portato, diciamo, a scrivere questo primo saggio che mette in evidenza appunto queste cose. Quindi si passa dal leopardo di Ligabue al leopardo di Canuti al leopardo del Po, che è stato trovato nel 2016. Qua c'è una storia molto particolare. In genere i ritrovamenti che vengono fatti sul fiume, in particolare sulle spiagge del Po, sono sempre ritrovamenti di tipo occasionale, cioè non si va mai in un sito in particolare con l'intento di scovare una specie ben definita, perché il fiume è un agente trasportatore, trasporta tutti i detriti e i fossili che sono conservati negli strati che stanno sottostanti al proprio alveo, e quindi raccoglie questi materiali e li trasporta in maniera caotica, mischiandoli tra di loro sopra le spiagge. Quindi andando su una spiaggia noi possiamo imbatterci tranquillamente in un'anfora romana di fianco ad una latina di Coca-Cola piuttosto che a un osso di mammut. Tutte età e periodi mischiati tra di loro, tutti animali e resti archeologici, diciamo, mischiati tra di loro, sta poi nella capacità del ricercatore di distinguere questi oggetti, classificarli, catalogarli, studiarli e dare loro un significato importante. Ecco, questa tibia fossile è stata consegnata da un barcaiolo, un signore di Cremona, che di fronte alle canottiere, appunto a Cremona, vi è una spiaggia, e andando su questa spiaggia si è imbattuto in quest'osso, lo ha impacchettato per bene, lo ha classificato autonomamente dicendo che era la tibia di un bambino perché era molto, molto corto, e lo ha consegnato al museo. Sì, l'ha consegnato al museo, e devo dire che siamo stati ingannati un po' da questo bigliettino, perché la maggior parte dei reperti ossei che vengono dal fiume appartengono a Homo sapiens, perché chiaramente è una delle specie più diffuse in pianura padana. Sono succeduti eventi, si sono succedute guerre anche nella nostra pianura, per cui i resti umani sono abbondanti. Così che l'abbiamo messo in un comparto del museo senza aprire il pacchettino, l'abbiamo messo là convinti appunto che si trattasse dell'ennesimo resto umano, quindi scientificamente di scarso interesse. Poi, riordinando il museo, mesi dopo, ho tolto la carta di questo oggetto e mi sono reso conto immediatamente di trovarmi di fronte a qualcosa di assolutamente nuovo per il fiume Po. Come potete vedere è una tibia, si riconosce perché ha una sezione triangolare, lo vedete dalla foto denominata con la lettera E, ha una sezione triangolare, quindi indica appunto questo tipo di osso, e qua ci sono nozioni, diciamo, di anatomia comparata per classificare questi reperti, ed ha una forma fortemente arcuata con una carena anteriore che presuppone un animale capace di lunghi balzi, quindi uno scattista capace di aggredire la preda lanciandosi da un ostacolo sopraelevato piuttosto che da un albero, oppure inseguendola, diciamo. Così è partito tutto un confronto, sono stati eliminati da subito tutti
tutti gli erbivori nell'ambito del confronto di questo osso e si è passati subito ai carnivori. E avendo a disposizione numerosi resti di lupo, di cane, di orso, abbiamo scartato immediatamente tutti questi, tutte queste specie perché non c'era corrispondenza. E l'unica corrispondenza incredibile che è stata trovata tra questo osso e i fossili che avevamo in museo era con quella di una tibia di un gatto. Per cui lì ci siamo indirizzati, mi sono indirizzato sui felini. I felini non poteva essere un gatto perché la tibia è lunga come un gatto più o meno, per cui era troppo grande e quindi da lì abbiamo scartato i leoni perché è troppo piccola per essere un leone, troppo grande per essere una lince e navigando un po' nel database dei fossili distribuiti in Europa per quanto riguarda i felini, l'indicato maggiore era appunto il leopardo e così è partito tutto uno studio biometrico. Qua nella figura centrale vedete appunto delle misure indicate con dei numeri e sono dei parametri biometrici, cioè delle misurazioni standard che vengono prese a determinate ossa in base appunto alla porzione scheletrica, vengono prese queste misure e vengono messe in confronto con dei grafici, con degli altri fossili già misurati in altri siti e attraverso questi grafici e la distribuzione di questi punti si fa appunto la classificazione. E questo è risultato essere un leopardo da un osso postcraniale come una tibia, non è possibile distinguere se si tratta di un maschio oppure di una femmina. È però indicativa la sua dimensione, essendo un osso di un animale adulto, poteva essere questo leopardo, quindi un giovane maschio oppure una femmina adulta. E così è stato classificato appunto come appartenente alla specie Panthera pardus ed è il primo fossile in assoluto appartenente a questa specie ritrovato in pianura padana. Da lì un grande cancan mediatico perché all'interno di questa pubblicazione che è uscita su una rivista internazionale abbiamo inserito il fatto che questo animale poteva essere convissuto con l'uomo di Neanderthal in pianura padana. Poi vi racconterò anche di come lo abbiamo trovato il Neanderthal. E questa frasettina, diciamo, ha permesso alla stampa nazionale ed internazionale di far suo questo racconto e di divulgare in maniera globale praticamente la notizia dell'uscita di questo articolo e di questo ritrovamento, portando alla ribalta del mondo il piccolo museo di San Daniele Po. Quindi uno degli scopi, diciamo, di raccontare queste cose è proprio questo, quello di mettere in evidenza e mettere alla portata di tutti quanti scoperte scientifiche che viceversa rimarrebbero in carico soltanto agli specialisti e non raggiungerebbero le persone normali, diciamo, la gente normale al di fuori del mondo accademico. In questa maniera, invece, raccontando, è possibile coinvolgere queste persone. E ho notato che coinvolgendole, queste persone, insegnando loro come sono fatti questi fossili e dove cercarli, il museo si arricchisce. Nel corso degli anni, dal 98 ad oggi, spesso capita la domenica, quando abbiamo il museo aperto, di ricevere persone che sono andate sul fiume, che hanno trovato delle ossa, le consegnano in museo, insieme le classifichiamo, le cataloghiamo e poi dopo vengono lasciate in museo e se meritano di essere esposte o studiate, vengono esposte con i nomi dello scopritore. Questa è una grande soddisfazione per chi fa il cercatore di reperti. Certamente. Davide, scusami, ti interrompo solo un istante, per, a parte che è molto, molto carina questa cosa del cercatore di ossa, del comune cittadino che può imbattersi in un reperto archeologico o paleontologico e consegnarlo al museo, si può fare, magari si può avere anche una discreta soddisfazione. Ti volevo chiedere se puoi chiarirci un attimo di che epoca più o meno, a milioni di anni fa risale, se sono milioni, questo reperto, perché dire quaternario magari per qualcuno potrebbe non essere come dire chiarificatore, ecco. Purtroppo però è così, nel senso che mi spiego meglio, perché i fossili del Po purtroppo sono tutti in posizione allottona, cioè sono tutti ritrovati al di fuori dagli strati originali in cui si sono fossilizzati. E questo è un impedimento importante che non consente una determinazione stratigrafica dell'età. Quindi si dice in genere quaternario perché è l'ultimo periodo geologico, però posso dare con buon margine di certezza che questi fossili hanno tutti quanti certamente meno di 180.000 anni.
cioè il fossile più antico probabilmente ha 180.000 anni. Questo perché gli eventi glaciali che si sono succeduti in pianura hanno spazzato via i residui dalle epoche precedenti e di conseguenza hanno lasciato solo i residui presenti, diciamo, dall'ultima glaciazione in poi. Per cui l'unica certezza che abbiamo, se non vengono datati con il radiocarbonio, è che questi fossili hanno al massimo 180.000 anni. Mm-hmm. Per cui, per quanto riguarda l'età del leopardo, si possono fare delle congetture, diciamo, delle considerazioni. Ipotesi. Delle ipotesi, diciamo, ma non abbiamo una datazione ben precisa, anche perché il radiocarbonio dà un'età massima di 45.000 anni, oltre il quale non riesce ad andare come datazione. Per cui se il fossile è un po' più è tra i 45 e i 180.000, non abbiamo un metodo che ci consenta la datazione precisa e quindi non lo possiamo sapere. Certo, però, non essendoci stratigrafia. Esatto, il range generalmente è quello, insomma. E la scoperta del leopardo è stata straordinaria, ma poi è arrivato quest'altro fossile che, devo dire, mi ha lasciato veramente di stucco quando è stato consegnato. È stato portato da un signore all'interno di un secchio insieme ad altri reperti straordinari, ma non così importanti, e è risultato essere la mandibola di un leone. La cosa straordinaria è che ha un grado di conservazione che nei fossili del Po quasi mai si manifesta. Tutti i denti, perfino gli incisivi, sono conservati, qua nella figura non si vedono, però ci sono, e ha uno stato di conservazione che è paragonabile a quello dei fossili ritrovati in grotta, dove l'ambiente di fossilizzazione è migliore, è più ottimale, diciamo, per la loro preservazione. E la conservazione di tutti i denti, in genere quando si trovano dalle ossa di mammiferi, la conservazione dei denti è il non plus ultra, perché possiamo da essi ricavare il 90% delle informazioni sulla specie e soprattutto sul periodo di vita di questo animale. Possiamo stimarne l'età, possiamo determinarne il sesso, possiamo stimare il tipo di cibo di cui si nutriva, possiamo fare l'analisi isotopica dello smalto dentale, individuando la temperatura media del periodo in cui è vissuto nella nostra pianura. Stimare, nel caso degli erbivori, ma anche dei carnivori che si nutrivano appunto di erbivori, che tipo di vegetazione prevalente c'era, se le piante erano a ciclo C4 piuttosto che a C3, e quindi lì stimare il paleoclima appunto della nostra pianura, e di conseguenza trarne numerose informazioni che fino alla scoperta di questi fossili in pianura mai sono state azzardate. Tutti i fossili che vi sto facendo vedere adesso sono la prima scoperta, cioè non è che ci sono diversi resti di leone ritrovati in pianura padana, no, ce n'è uno soltanto ed è questo. Come per quanto riguarda il leopardo, anche in quel caso c'è un solo fossile di leopardo, lo abbiamo trovato, classificato e studiato, ed è quello che vi ho mostrato prima. In questo caso, qua abbiamo una mandibola, un'emimandibola a sinistra di leone, e a destra avete la figura sempre di Antonio Ligabue, e questo fossile è stato studiato e l'articolo è uscito in maniera definitiva solo l'altro ieri, quindi è una primizia che mi permetto di presentarvi. Praticamente in diretta, insomma. Praticamente in diretta, esattamente. Fino a qualche giorno fa non c'erano ancora i numeri della rivista e la data di uscita, anche se c'era una preview disponibile online per il settore accademico, e quindi già un po' ha avuto un forte risalto mediatico. E questo fossile è risultato straordinario per svariati motivi. Il primo è quello che vi ho detto prima, che ha uno stadio di conservazione eccellente, e grazie a questo stato di conservazione eccellente è stato possibile determinare che non è un leone, ma bensì una leonessa, una femmina adulta di dimensioni ridotte rispetto a tutti gli altri fossili di leone speleo, leone delle caverne, distribuiti in Europa. E questa è una cosa ricorrente che accade spesso con i fossili che sono ritrovati in pianura padana, come se la pianura fosse una sorta di nicchia ecologica in cui le dimensioni dei mammiferi si riducono perché sono pochi eventi migratori, diciamo, vi è poca ricombinazione genetica, diciamo, vi sono pochi individui dal fuori che entravano nella pianura padana, però è tutto un ambito che devo studiare, dobbiamo studiare questo. E questa mandibola di leonessa, appunto, è risultata non solo del primo leone in pianura padana, bensì di una specie, di una sottospecie che in Italia non è mai stata trovata finora, che è la pantera spelea
intermedia, che è una varietà intermedia appunto tra Spelea Spelea e il leone delle caverne, appunto. E quindi è una notizia assolutamente importante, che apre scenari assolutamente nuovi per la ricerca scientifica e soprattutto anche per la divulgazione scientifica. Interrompo un attimo, Davide, direi che hai risposto senza saperlo alla prima domanda che ci è arrivata, perché una delle prime domande che è arrivata è: ma qual è l'importanza, la ricaduta di studi di questo tipo? Allora, direi che solo con la carrellata di dati che hai detto che sei in grado di ricavare dall'emimandibola sinistra della leonessa, che vanno da dati paleoclimatici a paleoecologici, eccetera, eccetera, l'importanza è enorme. Cioè, permette davvero, è una finestra aperta sul nostro passato e probabilmente anche una base per interpretare l'evoluzione del nostro territorio, giusto? È proprio così. Infatti, in molti mi chiedono: ma perché questa, tra virgolette, perdita di tempo a studiare? Perché avevi a caccia di ossa? Quando invece c'è la necessità di studiare una cura per il Covid, per esempio. E questa è la classica ricerca pura, cioè quando io parlo di queste reperti e mi pongono spesso questa domanda, io dico: va bene, però a scuola voi leggete dei libri di storia che riportano delle notizie. Se non ci fossero stati archeologi e paleontologi a fare queste piccole scoperte che nel loro insieme danno un contesto complessivo, diciamo, voi non poteste studiare queste cose, sia in scienze, sia in geografia e men che meno in storia ancora. Quindi sono, diciamo, tutti piccoli tasselli che vanno a costruire un mosaico, che in questo caso è la storia evolutiva, climatica e biologica della nostra pianura, cosa che fino a poco tempo fa era assolutamente sconosciuta o conosciuta soltanto in parte, insomma. Diciamo che la complessità del mondo naturale si può evincere anche da questo tipo di lavoro e di scoperte, no? Quindi la complessità della natura, ma che poi interseca temi come la climatologia, come l'ambiente. Probabilmente ci saranno studi che riguardano anche i pollini, quindi esatto. Diverse branche della scienza che lavorano insieme per darci poi uno sguardo complessivo, una fotografia del passato della quale poi ci avvaliamo tutti, sia gli storici, sia i naturalisti e in generale appunto anche chi studia il clima, quindi scienziati, diciamo, a tutto campo. Vedo anche nei commenti, dopo ti lascio andare, diciamo commenti come quello di Marco Mastrorilli, che tra l'altro è stato nostro ospite qualche giorno fa, ci ha parlato di gufi e di civette e rapaci notturni, e dice: come il film Collezionista di ossa. Scherzi a parte, è molto interessante. Così, infatti io vi parlo da una stanza che è foderata di scheletri, come la faccio vedere per decenza, però io sono in una stanza in cui non ci sta più neanche la polvere sedimentata, praticamente. Però, tornando un po' a noi... Della tua Wunderkammer, insomma. Esattamente, io parlo dalla mia Wunderkammer, esattamente così. Il mio piccolo universo era chiuso in una stanza, proprio come una Wunderkammer. Certo. Quando prima hai accennato, Paola, al discorso di una fotografia sul passato, ecco, questo quadro è proprio una fotografia sul passato. Questa è una ricostruzione pittorica, ma scientifica, fatta da Emiliano Troco, che è un paleoillustratore di Cividale del Friuli, che collabora con me da anni e collabora con il nostro museo da anni. E questo quadro rappresenta esattamente ciò che vi stavo dicendo prima. Non solo il leone, quindi la leonessa in questo caso, con le caratteristiche che sono derivate da studi anatomici, ma anche da dipinti ritrovati su pitture rupestri, in grotta. Tutto il contesto che sta alle spalle di questo leone, di questa figura, sono piante ed è una vegetazione che deriva da analisi polliniche effettuate sulle torbe che vengono trovate nel Po e che in uno studio recentissimo abbiamo trovato all'interno di denti di un rinoceronte. Quindi abbiamo stabilito quando è vissuto questo rinoceronte, probabilmente era coevo questa leonessa, e dalla torba nei denti abbiamo estratto circa una sessantina di specie vegetali, e che non solo ci hanno detto com'era la vegetazione della pianura padana in quel periodo, ma addirittura ci hanno raccontato, grazie ad alcuni pollini di alcune fioriture in particolare, che quel rinoceronte era morto in una certa stagione, l'inizio tra la primavera e l'estate, diciamo, perché vi erano dei pollini di fiori che nelle altre stagioni non ci sono. Quindi si riesce incredibilmente ad andare in un dettaglio che non è fatto di deduzioni, ma di fatto è
di fatto comprovato da prove tangibili, verificabili, che un buon palo illustratore raccoglie e mette insieme, presentandoci un quadro che racconta molto di più di quanto non possa fare io, magari facendovi vedere un lavoro scientifico. Ecco, credo che questo dipinto, questa fotografia, diciamo, sia il top della rappresentazione scientifica e didattica per rappresentare appunto risultati paleontologici di questo tipo, insomma. Sicuramente dal punto di vista della divulgazione le immagini sono efficaci, quindi il paleoillustratore di cui apprendo adesso l'esistenza, perché c'è chi fa evidentemente di professione anche questo mestiere, deve metterci del suo, usare la fantasia, ma naturalmente anche i dati che avete raccolto studiando. Deve essere molto bravo a ridurre al massimo la fantasia e a tradurre in figure proprio i risultati scientifici. Questo qua. E questo... un paleoillustratore attinente al risultato scientifico, più le informazioni che riproduce sono corrette. E questo è semplice quando si tratta di animali estinti, ma molto recenti, per cui abbiamo degli analoghi viventi che ci possono dare dei suggerimenti. Mm-hmm. È molto più complesso invece per animali estinti da molto tempo che non hanno degli analoghi viventi. Per esempio i dinosauri. Certo. Vengono rappresentati in decine di modi, con diverse livree, diverse colorazioni, e tutte sono pura invenzione, perché non abbiamo informazioni a tal riguardo. E quindi lì c'è una componente, diciamo, artistica e di fantasia molto più consistente rispetto a ricostruzioni come queste che trattano di animali molto più recenti, quindi del periodo quaternario, insomma. No, dicevo, Davide, con questo tuo racconto della raccolta dei dati mi hai fatto venire in mente, permettimi un ricordo, mi hai fatto venire in mente un nostro professore che purtroppo è mancato di recente, era una delle frasi di Zanzucchi, di Giorgio Zanzucchi, professore di geologia dell'Università di Parma. Grande. Quando ci portava, grande assolutamente, quando ci portava a spasso per l'Appennino, fra le tante cose, una cosa che era abituale, che ci ripeteva spesso, era: ragazzi, la Terra è un libro, scrive tutto, registra tutto. Quello che dobbiamo andare a imparare a fare è a leggerlo, cioè quindi imparare l'alfabeto, riconoscere i segni e poi poterli raccontare. E questo c'era tutto in questa tua descrizione, nel lavoro del paleoillustratore e in quello che ci stai raccontando. Adesso sto zitta e ti lascio parlare. È molto bello che sia una sorta di dibattito di conversazione, perché mi dà degli spunti anche per allacciarmi e parlare un po' più in dettaglio di determinate cose. Quando vi ho parlato sia del leopardo sia del leone delle caverne, vi ho detto che è vissuto probabilmente in maniera coeva con l'uomo di Neanderthal. E lo abbiamo trovato. Nel 2006 mi è capitato di essere relatore di una tesi di laurea, la mia prima tesi da relatore con una studentessa di scienze naturali, appunto, che avevano come scopo quello di indagare la paleoecologia dei fossili del Po, cioè di tutte le paleofaune che si sono succedute nel tempo, e quindi ricostruire quelle che erano le transizioni climatiche e di conseguenza le transizioni e l'evoluzione faunistica all'interno della pianura padana. Quindi messo insieme un quadro completo di questi fossili e distinti per epoca e per periodo climatico, ci siamo accorti che corrispondevano molto bene alle fasce climatiche e alle fasce faunistiche, diciamo, dell'intera Europa. Quindi i diversi siti europei si ritrovavano la stessa fauna, in particolare nel nord Europa e nel mare del nord. Poi dopo vi racconto anche come li trovano là i fossili in maniera incredibile, cioè pescando le sogliole con le reti tirano su i fossili dal mare, è una cosa incredibile questa. Ecco, all'interno di questo quadro paleofaunistico mancava un tassello, mancava l'uomo di Neanderthal in pianura padana. E quindi noi nelle conclusioni di quella tesi abbiamo azzardato che il Neanderthal in pianura padana non c'era, non perché non esistesse, ma perché non l'avevamo ancora trovato. Abbiamo supposto che il tempo ci avrebbe dato ragione. 3 anni dopo, nel 2009, è stato trovato l'uomo di Neanderthal. È stato trovato da un giornalista, un cercatore, un barcaiolo, anche lui di Cremona, che si è imbattuto in quello che Giorgio Manzi, paleoantropologo dell'Università di Roma, ha definito la parte più sexy dello scheletro di un neanderthal, cioè l'osso frontale.
Assolutamente, perché è la parte più diagnostica, è immediato capire da questo osso che si tratta di un Neanderthal. Fosse stato trovato qualsiasi altro osso post-craniale, probabilmente saremmo ancora qui a cercarlo nello scatolone delle ossa dell'Homo sapiens, perché l'avremmo catalogato in maniera assolutamente sbagliata. In questo caso invece era assolutamente lampante. E quando la mattina, io avevo appena interrotto la mia attività da direttore del museo, perché ero appena stato eletto sindaco del mio paese, e ho aspettato questo fossile 3 anni. Appena mi sono dimesso lo hanno trovato. Però è stata una cosa assolutamente eccezionale, perché il signore che l'ha trovato, che conosco, che è un giornalista e vice direttore della provincia di Cremona, appunto, del giornale locale, mi ha chiamato dicendomi: guarda, ho trovato un cranio, ma non è sapiens, è qualcosa di diverso. Nel 90% dei casi, delle volte in cui viene trovato un frammento cranico di Homo sapiens, chi lo trova mi dice: guarda, non può essere un sapiens perché è troppo piccolo. E questo perché non hanno mai avuto contatti con ossa scheletriche umane, appunto. E invece no, nella maggior parte dei casi si tratta effettivamente di sapiens che hanno le medesime nostre caratteristiche. E quindi non ci ho dato più tanto peso. E quindi ho dato appuntamento in comune, è arrivato in comune, e mi ricordo che quando l'ho visto quasi svengo sulle scale, perché mi sono trovato di fronte veramente un reperto di carattere assolutamente eccezionale. È un reperto assolutamente incredibile, e trovare un fossile di Neanderthal in pianura padana non potevo assolutamente credere ai miei occhi, anche se dagli studi risultava che doveva esserci. Il predatore alfa, diciamo, in mezzo al contesto faunistico che continuavamo a trovare, con qualche indizio già, perché avevamo trovato qualche manufatto preistorico in selce e in diaspro, nel Po, ma di materiale proveniente dalle Alpi e dagli Appennini, che doveva appartenere al Paleolitico inferiore. Quindi ci siamo detti: o sono dei pre-sapiens oppure c'è qualche Neanderthal in giro. E questo Neanderthal è saltato fuori. Lo abbiamo chiamato Paus. Paus è un nome intermedio di derivazione nell'ambito della contrazione del sostantivo Po, Padus, Paus, Pau, Po. Quindi un nome intermedio, un nome in evoluzione e un nome che evoca il luogo dove è stato trovato questo fossile. A tuttora è in fase di studio, ne è stato estratto parte del paleo DNA mitocondriale e quindi sappiamo per certo che si tratta di un Neanderthal. Il problema grande che abbiamo oggi è la sua datazione. Ecco, questo è un fossile certamente abbastanza antico. Il radiocarbonio ha detto che è più antico di 45.000 anni. E questa discrepanza, questa mancanza, diciamo, di informazioni non ci permette di stabilire se è un early Neanderthal, cioè un Neanderthal di quelli più primitivi, che presenta cioè delle caratteristiche col progenitore comune con i sapiens, che era Homo heidelbergensis, oppure se è un Neanderthal degli ultimi, che quindi ha delle caratteristiche intermedie tra il Neanderthal e il sapiens, perché potrebbe anche essere un ibrido. Dagli studi recenti, soprattutto sul paleo DNA, sono risultate ibridazioni Neanderthal-Sapiens, in particolare nel vicino Oriente, in Israele, alcuni fossili hanno dato queste indicazioni. Per cui diciamo che abbiamo un fossile estremamente importante, ma per ora purtroppo ci sta bloccando un po' la pubblicazione, la difficoltà nel datarlo. Sta di fatto che il reperto è conservato presso il Museo di San Daniele Po, è esposto l'originale, ci sono alcune copie, qua ne ho una. Ah, che bello! Domani è una stampa tridimensionale di questo fossile. E da cosa si capisce che è un Neanderthal? Non so se si vede la mia immagine o vedete solo la diapositiva. Sì, no, ti vediamo abbastanza bene. Sì, sì. Ecco, questo è orientato correttamente. Se fosse un sapiens sarebbe così, con la fronte verticale. Invece in questo caso la fronte è sfuggente. Uh-huh. C'è una sporgenza dell'osso di sopra delle sopracciglia, quindi il torus sopraorbitario, quindi uno scalino, che testimonia appunto un carattere di arcaicità molto spinto, che nel sapiens non è più presente o è solo accennato nei maschi adulti, quindi siamo più arcaici, le femmine sono più evolute. Ma questa non è una notizia, si sapeva. È un po' superfluo, l'ho detto, però insomma. Esatto. E soprattutto le coane nasali, l'attaccatura appunto del naso rispetto all'osso frontale è molto più vasta e larga, ed è un adattamento neandertaliano questo per
riscaldare, diciamo, l'aria respirata dal naso all'interno di questa cavità e farla entrare nei polmoni più tiepida. Quindi una sorta di adattamento paleo, un adattamento climatico tipico di una specie che ha abitato l'Europa durante la fase glaciale, essenzialmente. E anche qui a destra vedete un'immagine, la prima immagine ricostruita da parte di Emiliano Trocco, ancora di Paus. Ecco, in questo caso c'è molta fantasia dentro. Le caratteristiche generali dell'individuo, i capelli rossi, come Stefania, tra parentesi. Ovviamente, accidenti, mi hai scoperto, ebbene sì. Sono caratteristici del Neanderthal, perché i geni, diciamo, che testimoniano la presenza di questo carattere sono stati trovati nel DNA neandertaliano. La cosa straordinaria è che è un gene diverso rispetto a quello dei sapiens, che caratterizza lo stesso risultato, cioè il gene dei capelli rossi. E questo testimonia ulteriormente che noi non proveniamo dai Neanderthal, bensì proveniamo da un progenitore comune, ed entrambe le specie hanno sviluppato dei caratteri simili per convergenza evolutiva, non per parentela diretta. E questa è una scoperta veramente importante, insomma. Questo non toglie che comunque Stefania per noi resterà la donna di Neanderthal. Ecco, adesso mi hai rovinato definitivamente. Rovinata definitivamente. Se ne fosse stato bisogno. Io sono molto contento di questa cosa, la prima volta che lo deciderò di misurare il cranio. Esatto. Certamente. Ok, c'è Marco Mastrorilli ci chiede, ti chiede in realtà, se c'è un quale animale vi aspettate di trovare e non è ancora stato ritrovato, ammesso che ci sia, cioè, chi state cercando, se state cercando qualcuno. Sì, stiamo cercando, non ci fermiamo, anche se i tasselli cominciano ad essere pochi, quindi la ricerca è molto più difficile. Mi aspetto di trovare il ghiottone, dovrebbe esserci in pianura padana, lo sciacallo, che sta tornando in pianura padana, ma c'è già stato, dallo dorato. Quindi questi due animali probabilmente c'erano, sono molto difficili da trovare, perché hanno uno scheletro molto esile, e quindi il trasporto fluviale distrugge le ossa molto, molto piccole. Anche per esempio i resti di castoro che abbiamo trovato in passato sono molto frammentari, molto, molto, molto pochi. Per cui c'è sempre difficoltà. Tutto il settore, per esempio, dei mustelidi lo perdiamo, a parte qualche resto di tasso, però tutti i mustelidi più piccoli o i roditori sono tutti persi, perché purtroppo la potenza abrasiva, diciamo, della sabbia molto, molto quarzosa, diciamo, del fiume Po, non consente la conservazione di questi resti. Certo, certo. Quindi propongo un filmato per farvi vedere come si trovano i fossili del Po sulle spiagge. Non c'è bisogno di andare a scavare, non c'è bisogno di attrezzatura per fare uno scavo, basta passeggiare sulla spiaggia, in particolare nelle zone della spiaggia dove c'è molta ghiaia. Questo perché? Perché i clasti, cioè i ciottoli e la ghiaia, indicano che in quel luogo, in quella superficie, quando c'è stata l'ultima piena, il fiume aveva un'energia tale per trasportare oggetti grossolani. Se invece abbiamo soltanto sabbia o limo, significa che la corrente dell'acqua era lenta, era debole, e quindi non possiamo cercare fossili in quei luoghi, perché certamente il fiume non aveva le energie per trasportarli in quei luoghi. Quindi un insegnamento che mi sento di dare a chi volesse cimentarsi con questa ricerca è: se andate su una spiaggia, analizzate per bene le aree dove c'è molta ghiaia. Le aree dove c'è solo sabbia o limo lasciate perdere, perché è una perdita di tempo, insomma. Vi faccio vedere questo filmato. Spero che giri correttamente. E al momento del ritrovamento di questo cranio, tolgo l'audio perché ero molto felice, ho detto una brutta cosa quando l'ho trovato, e quindi voglio farlo sentire a tutti quanti, non starebbe bene anche in un festival prestigioso come questo. E ho fatto un salto di gioia quando l'ho trovato, perché lo stavo cercando. Questo qua è l'unico caso che mi è capitato nella vita di andare sul Po con l'intento di trovare un cranio di lupo, ed è all'ultima uscita a fine settembre del 2019. Sono andato a vedere l'ultima spiaggia in provincia di Cremona che non avevo ancora scandagliato, diciamo, e a pochi metri dall'attracco della barca sulla spiaggia è stato trovato questo reperto, esattamente come lo vedete nel filmato. Ho fatto un filmato così con il cellulare, è diventato storico, perché si tratta dell'unico cranio di lupo fossile ritrovato in pianura padana,
ed è un reperto straordinario questo. Innanzitutto è una femmina, una lupa, anche questa, che ha delle caratteristiche straordinarie perché purtroppo è morta a causa di una malattia che gli ha deformato la mandibola, la mascella sinistra, e quindi aveva una specie di micosi, un'infezione che non le consentiva di nutrirsi correttamente, e probabilmente questa è la causa della sua morte. Quindi su un fossile abbiamo una patologia, e questo ci consente di studiare ancora meglio le caratteristiche di questa specie. Di questo animale, di questo fossile, abbiamo ottenuto il DNA mitocondriale, da un primo step, da una prima ricerca che è già stata pubblicata su una rivista scientifica internazionale molto importante, che è PLOS ONE, e è stato presentato questo primo risultato. Ma adesso lo stiamo studiando paleontologicamente e rifacendo l'analisi genetica con altra campionatura abbiamo trovato molto più materiale, che però ci dà informazioni che non vi posso attualmente anticipare. Vi dico soltanto che è risultato non essere un lupo italico, non è un lupo italiano, quindi è un animale che a seguito della datazione è stato datato in pieno medioevo, quindi questo animale è un lupo medioevale che è migrato probabilmente dalla penisola greca, perché ha similitudini genetiche con i lupi della Grecia, ed è arrivato fino in pianura padana, dove poi ha trovato la morte a causa di una malattia. Però lo studio lo stiamo portando avanti adesso, io e alcuni ricercatori dell'Università di Bologna e dell'Università di Roma, della Sapienza di Roma, appunto, e entro fine anno probabilmente sarà pubblicato, e questo fossile è stato chiamato lupo. Lupo, con P maiuscolo. Con la P maiuscola. Quindi siamo in attesa delle conclusioni. Aspettiamo la pubblicazione. Utilizzo spesso questo filmato e queste informazioni su questo fossile per rispondere a chi oggi, osservando numerosi lupi in pianura padana, obietta dicendo: il lupo qui non dovrebbe starci, non c'è mai stato ed è una specie pericolosa, invasiva, che crea difficoltà all'uomo e quindi andrebbe eliminato a priori. No, è sbagliato. Il lupo c'è sempre stato in pianura padana. È stato eliminato a causa della caccia assidua, perché è stato considerato appunto una specie nociva all'allevamento e all'agricoltura essenzialmente, e di conseguenza è scomparso per molte centinaia di anni. Dopodiché una buona azione di conservazione, specialmente nel centro Italia, dove vi erano le ultime popolazioni residue di lupo sull'Appennino centrale, una buona azione legislativa e di istituzione di parchi e di riserve ha permesso al lupo di riespandersi nuovamente lungo tutta la catena appenninica ed oggi da arrivare in pianura padana. Ora, uno dei saggi di questo libro è intitolato Al lupo, perché? Perché in questi anni appunto si sta osservando un ritorno faunistico importante nella nostra pianura, che è stato caratterizzato qualche anno fa soprattutto da cinghiali e da caprioli, animali che si trovano in esubero sull'Appennino, in particolare i cinghiali a causa di reimmissioni dovute ad attività venatoria, e queste popolazioni sono andate un po' fuori controllo numericamente e di conseguenza, essendo in esubero, scendono in pianura padana attraverso i corridoi ecologici. Cosa sono questi corridoi? Sono i torrenti e i fiumi che dall'Appennino scendono fino a valle, quindi gli affluenti del Po essenzialmente. Le golene di questi fiumi sono poco invase dall'uomo, non sono coltivate, sono poco antropizzate e di conseguenza sono dei canali preferenziali per lo spostamento faunistico, che è un vero e proprio atto migratorio, come vi ho spiegato prima per i fossili che vi ho mostrato precedentemente. Stiamo assistendo ad una migrazione da un ambiente alpino e appenninico verso un ambiente di pianura. E il motivo è essenzialmente trofico, c'è sicuramente un motivo di carattere climatico, una variazione di temperatura, ma c'è anche un discorso ecologico di esubero di questi ungulati sopra le catene montuose. È normale ed è logico che se scendono le prede in pianura, faccia seguito loro anche il predatore. E così questi lupi, diffusi ormai in gran parte sull'Appennino, hanno cominciato a scendere nella pianura padana e la stanno gradualmente colonizzando. Devo dire che al momento non si registrano in pianura padana problemi di attacchi da parte di lupi a animali di tipo domestico o animali d'allevamento.
La gestione degli allevamenti in pianura padana è molto diversa rispetto allo stato brado che si utilizza in montagna, di conseguenza gli attacchi sono estremamente limitati, anzi qua sono tuttora assolutamente assenti. E questi lupi si stanno diffondendo, stanno occupando una home range dopo l'altra, si stanno diffondendo e al momento la loro attività predatoria è finalizzata a giovani di capriolo, a giovani di cinghiali e soprattutto dalla fotografia che vedete qua a destra sulle nutrie. Hanno trovato una nicchia ecologica totalmente inaspettata e nuova e che ci sta dando una mano non indifferente. Perché sono degli alleati in questo senso. Esattamente, sono degli alleati perché stanno debellando la popolazione di nutrie che si diffonde in tutti i canali, nelle Lanche e negli stagni della Bassa, insomma. E a riprova di questo fatto, alle numerose carcasse che si ritrovano in golena e poi questa fotografia con una zampa di nutria che gli esce dalla bocca mentre se la sta mangiando, è la prova lampante del fatto che questi animali, questi roditori, si prestano molto bene perché scappano poco velocemente e quindi sono un pasto gratuito per questi canidi meravigliosi che si stanno diffondendo in pianura padana. Io sto utilizzando questi dati, queste informazioni, queste fotografie anche, per presentare quello che è l'attività migratoria di alcuni animali e oltre al lupo che scende dai nostri Appennini, ultimamente stiamo assistendo a una ricolonizzazione della pianura padana da parte dello sciacallo dorato, che è sceso dal Friuli e quindi dalla parte est, diciamo, dell'Europa, è rientrato in Italia e adesso sta colonizzando gradualmente la pianura padana. Un paio d'anni fa sono stati fotografati alcuni esemplari, un esemplare in particolare a Mirandola, quindi Modena, Reggio, quindi nell'Emilia in pratica, e da quei dati mi sono detto nel giro di un paio d'anni ce l'abbiamo che nel Cremonese, nella pianura padana, nella golena del Po. Ed effettivamente è stato così, anzi ci ha anticipato di un annetto più o meno in base alla mia previsione, e si sta diffondendo anche questo a seguito delle numerose prede che sono disponibili. Rispetto al lupo, prede molto più piccole, però sia le nutrie che i conigli selvatici che stanno avendo una diffusione esplosiva ormai in pianura padana, anche questi messi erroneamente per motivi venatori, stanno attirando dei predatori e questi predatori gradualmente cercheranno di riportare inconsciamente, logicamente, un riequilibrio ecologico che non può altro che essere salutare per il nostro territorio. Però questi animali si spostano sì seguendo le prede, ma non si sposterebbero se non vi fossero delle aree mantenute naturali o rinaturalizzate in maniera oculata all'interno della golena del fiume. Per cui interventi di riforestazione, interventi di piantumazione di essenze autoctone, interventi di conservazione delle siepi, dei filari e interventi di mantenimento di aree allo stato brado, quindi totalmente selvatiche e non coltivate, fanno sì che gli ungulati si diffondano più facilmente, specialmente se queste aree, questi parchi, queste riserve sono collegati tra di loro attraverso dei canali ecologici. E in questo caso i canali ecologici cosa sono? Sono dei filari di piante, sono le rive, sono i fossi. Sono aree più protette e più vegetate, dove la vegetazione nasconde le prede e di conseguenza può permettere loro il passaggio. Ecco, grazie a questa rete, diciamo, di aree rinaturalizzate o naturali, abbiamo una migliore diffusione appunto della fauna. Qua vedete dei caprioli e qua alcuni fototrapolaggi che abbiamo eseguito in un tratto di territorio che va dal paese qua vicino San Daniele, in un tratto di territorio del Cremonese molto ridotto, sono 4 comuni compreso anche il mio, abbiamo io e altri 2 ragazzi, Andrea Braga appunto e Elena Costa, abbiamo fatto delle ricerche fotografiche con fototrappole per verificare quale fosse lo stato della biodiversità a mammiferi del nostro territorio e abbiamo fatto scoperte eccezionali. Ci sono scoiattoli, ci sono le volpi, c'è il lupo, ci sono i cinghiali, abbiamo trovato gli istrici, i tassi, le donnole. C'è una biodiversità che è straordinaria, che ha dei picchi incredibili di specie nelle zone rinaturalizzate o naturali e ha degli abbattimenti incredibili dove si possono registrare
presenze sporadiche, ma soltanto di animali di passaggio, nelle aree che sono coltivate in maniera intensiva. E questo suggerisce ulteriormente quello che dovrebbe essere il contesto di sostenibilità ambientale per il futuro. Mantenimento di queste aree riserva al fine di distribuire e incrementare la biodiversità e utilizzare delle pratiche agricole sempre più consone e compatibili col mantenimento di queste aree. Quindi bisogna andare incontro ad un discorso di sostenibilità ambientale, riducendo quello che è invece il discorso di agricoltura intensiva e industriale, insomma. Sì, che sul nostro territorio è importantissimo, perché le condizioni della nostra pianura sono quelle, insomma. Io ricordo che si tendeva a parlare di deserto agricolo, non so se è ancora così. Dopo, sai, io ho deviato un po' verso i minerali, mi sono persa qualche passaggio in mezzo, però mi ricordo esattamente, si parlava di deserto agricolo e dell'importanza dei corridoi ecologici per connettere quei pochi spazi rimasti naturali nel nostro territorio. Da considerare che queste fotografie, come numerosissime altre, a parte anche la avifauna e tutto il resto, insetti e così via, le abbiamo fatte in un annetto di ricerca in maniera del tutto spontanea e non finalizzata ad uno studio, anche se ormai abbiamo risultati per poter fare delle pubblicazioni. E questo per passione, essenzialmente. Però questo dimostra in maniera lampante quanta biodiversità ormai si sia ricreata conservando queste zone, e non escludo anche il fatto che sia migliorata enormemente la qualità delle acque anche. Io vi assicuro che da quando è stato fatto negli anni fine 90 e 2000 il depuratore a Milano, la qualità delle acque del Po è migliorata in maniera esponenziale, tant'è vero che oggi abbiamo che è compatibile anche con la balneazione, seppur non vi siano strutture di sicurezza che consentano di farlo, però dal punto di vista della quantità, della concentrazione di inquinanti e così via, non hanno nulla da invidiare alle acque di altre regioni ben conservate, insomma. Ecco, quando vi ho parlato inizialmente, prima vi ho parlato di migrazioni, paleomigrazioni, cioè migrazioni di animali che oggi sono estinti e che sono vissuti in pianura. Quello che vi ho mostrato adesso sono migrazioni di animali appenninici oppure alpini che sono ritornati a ricolonizzare la pianura padana, e poi possono succedere anche dei casi assolutamente. Aspetta. Scusate un attimo, abbiamo un attimo di problema di collegamento, adesso ci riconnetteremo con Davide, vediamo cose che capitano. Siamo in diretta, quindi stanno succedendo anche queste cose. Intanto magari diciamo, sono arrivate un sacco di domande, sì, ma magari cerchiamo di far finire Davide con la sua presentazione, sperando di riuscire a recuperarlo al più presto, e poi magari raccogliamo un po' tutte le osservazioni, le domande che sono arrivate in chat, e proviamo a girarle anche a lui. Sì, gliele passiamo alla fine, sperando davvero di riuscire a recuperarlo, che si riesca a riprendere la presentazione. Intanto io le ho annotate, abbiamo preso nota delle domande, delle curiosità che sono davvero tante. Comunque, ancora una volta, l'intervento di Davide finora ci sta confermando l'interconnessione fra le scienze naturali, ma fra le scienze in generale, perché lui è vero, è un naturalista, si occupa fondamentalmente di paleontologia, come avete sentito, però nel suo lavoro è importante la conoscenza della botanica, la conoscenza geologica, la conoscenza della zoologia, dell'anatomia comparata, quindi anche della chimica, dei processi chimici che portano o che consentono la conservazione o meno di un fossile, dei processi di trasporto del fiume. Quindi il lavoro del naturalista è veramente un lavoro a 360 gradi, questo ogni tanto tendiamo a settorializzare, a dimenticarcene. Però sì, forse è una delle poche professioni che consente così uno sguardo ad ampio spettro sulla natura. Devo dire anche che ci ha dato, mi pare, in questi ultimi secondi in cui siamo usciti ad
delle notizie anche abbastanza confortanti sull'ambiente, la presenza di tutti questi animali, il fatto che le acque siano sempre più pulite. Ecco, forse, eccolo, è tornato. Pronti? Benissimo, allora aspetta che faccio così. Lo schermo, scusate, ma ma sono cose che capitano. Niente di che. Intanto abbiamo raccolto le domande, alla fine preparati perché dovrei rispondere. C'è una raffica di domande. Vediamo se sei. Adesso non so dove sono arrivato, vi stavo già parlando della tartaruga. No? Allora, eri arrivato, avevi appena, quando è caduto il collegamento, stavi dicendo che hai parlato delle paleomigrazioni e delle migrazioni attuali e poi stavi andando avanti, ma purtroppo è caduta. Okay. Si vede la diapositiva? Arriva? Adesso, eccola qua, okay. Sì, siamo alla tartaruga di Isola Pescaroli. Stavo parlando appunto di paleomigrazioni, di migrazioni che stanno avvenendo attualmente e poi di casi assolutamente eccezionali o particolari come questo, in cui nel 1961 a Isola Pescaroli, a 260 km dal mare, è stato pescato attraverso delle reti per la pesca allo storione un esemplare di tartaruga marina carretta. E questa è una cosa assolutamente incredibile, perché intanto la pescò questo signore, il signore che sta al centro della diapositiva, quello con gli stivali di gomma, che si chiamava Giovannino Azzali, il quale, tirando le reti, diciamo, per vedere se aveva catturato qualche storione da rivendere al ristorante La Riviera, che si trovava a Isola Pescaroli, si trovò nelle reti invece un esemplare di carretta di 60 kg, però... quindi lungo un metro, largo 60 centimetri, e non poteva credere ai suoi occhi. Lui, che non aveva mai lasciato il suo piccolo paese, il suo fiume, non era mai stato al mare, non aveva mai visto un animale di questo tipo, non sapeva effettivamente di che cosa si trattasse. E chiaramente vedeva che era una tartaruga, però non aveva mai visto una specie di questo tipo. Le tartarughe palustri autoctone dalla pianura padana sono di dimensioni ridottissime, sono 20-30 centimetri al massimo, in questo caso era 60 kg. Quindi Giovannino la tirò su sulla sua rete, la caricò su una carriola e la portò in trionfo all'interno del paese per farla vedere a tutti quanti, che erano rimasti increduli. Queste informazioni le ho ricostruite facendo una ricerca, chiedendo alle persone anziane, che allora erano dei ragazzotti, diciamo dei ragazzi giovani del paese, e mi hanno permesso di ricostruire tutte le vicissitudini di questo animale. Il signore che il bambino, diciamo, che è nella fotografia insieme alla tartaruga, oggi vive ancora qua a San Daniele, ha circa una sessantina d'anni, mi sembra, forse un po' meno, spero di non aver sbagliato, magari si offende. La cosa incredibile è che durante la mia ricerca avevo ricostruito tutto quanto, ma non ero riuscito a trovare la fotografia dell'esemplare. Per cui, grazie a Enrico Agati, che è il signore qua a destra, che ha in mano un carapace di tartaruga, non avendo il libro in fase di stampa e non avendo la fotografia, cosa ho detto? Vabbè, porto il carapace tassidermizzato che ho qui, che utilizzo per fare lezione, lo porto a Enrico, gli faccio una fotografia, essendo lui il principale testimone dell'accaduto, e la utilizzo per il mio libro. E il giorno dopo ho portato il libro dall'editore. E... casualmente, ma neanche tanto, la fotografia di Enrico l'ho messa su Facebook, è stata divulgata, e quindi la figlia di Enrico, molto orgogliosa, ha fatto il giro con il cellulare da tutti gli anziani di Isola Pescaroli per fargli vedere la fotografia di suo padre, che sarebbe stata in un libro. E quando è arrivato ad una signora 96enne, mi sembra, gli ha detto: "Oh, guarda Enrico, che bello, però quella lì non è la tartaruga giusta, la tartaruga giusta ce l'ho io." E così ha estratto questa fotografia, è la madre del signor Quarantini, il bambino appunto insieme alla tartaruga, ed è uscita anche la fotografia scattata da una fotografa di un paese qua vicino e acquistata dalla signora, la mamma appunto del signor Quarantini, e conservata gelosamente e inaspettatamente è stata portata. Quindi appena mi hanno chiamato il giorno dopo, ho bloccato tutto il lavoro dall'editore, abbiamo ripaginato la pagina corrispondente e abbiamo inserito dentro un documento che fermi tutti, abbiamo la tartaruga. E abbiamo la tartaruga. E ancora oggi, facendo una ricerca, questo è il record in assoluto per quanto riguarda l'ingresso, diciamo, di una specie, di un esemplare di questa specie all'interno di un fiume. In Croazia, in ex Jugoslavia, in altre zone, in Bosnia e così,
ci sono alcuni casi di tartarughe che si spingono all'interno di un delta fluviale e che entrano per 10, 20, 30 chilometri in un fiume. Le motivazioni sembrano legate al fatto che all'interno dell'acqua dolce queste tartarughe riescono a staccarsi gli ectoparassiti, tipo i denti di canici, i ripedi, che si attaccano al guscio o alla testa, muoiono in acqua dolce, quindi si staccano e si purificano, diciamo, si ripuliscono nelle acque fluviali. Però non c'è nessun caso documentato al mondo di una tartaruga che sia arrivata a questa profondità all'interno dell'entroterra. E quindi la cosa, se ci fosse ancora, a parte l'esemplare o qualcosa del genere, sarebbe meritevole di una bella pubblicazione scientifica. Purtroppo abbiamo solo la cronaca, seppur precisa, contenuta in questo libro, e quindi se volete saperne di più, l'unico modo è comprare il libro e andarselo a leggere. Giustamente. Giustamente. Bene. Hai altre diapositive da farci vedere o preferisci che passiamo? Ne ho qualcun'altra, però magari ve le faccio vedere rapidamente perché ho visto che sono andato ben oltre quello che è il tempo necessario. Molto interessante comunque, Davide, quindi si parla un po' di evoluzione analizzata in contesti, diciamo, legati soprattutto alle fasi alluvionali del fiume Po, con eventi migratori e di speciazione anche. Si parla della riqualifica di alcune oasi naturalistiche importanti che oggi sono uno scrigno di biodiversità entusiasmante. Si parla dei problemi delle specie aliene che si stanno sempre più manifestando nella nostra pianura e che riducono la quantità di specie autoctone e la loro diffusione. E poi c'era questa storia che però vi racconterò un'altra volta magari, oppure la leggerete all'ultimo capitolo di un libro che è molto, come avete visto un po' dalle mie parole, così è molto appassionato, mi piace moltissimo ricostruire e raccontare sia scientificamente sia a livello di cronaca, perché credo che sia la via giusta per fare per far passare alla gente quelle che sono le informazioni scientifiche di base, insomma. Questo libro, un'ultima cosa, è stato dedicato a questo signore che era un pescatore, un profondo conoscitore del fiume, una persona che non ha studiato nella sua vita ma che ha vissuto il fiume, lo conosceva benissimo, e molte delle cose che vi ho raccontato sono partite da osservazioni fatte da primo sudati da questo signore e che approfondite scientificamente hanno dato risultati straordinari. Quindi il libro è un po' dedicato a lui e mi premeva mettere la sua fotografia a disposizione appunto del pubblico. Grazie per l'attenzione. Grazie Davide, no, grazie, bellissimo. Questa fotografia io l'ho già vista sul tuo profilo Facebook, questo Martin Pescatore è fantastica, te la sto invidiando da quando l'hai fatta. E poi cavallo di battaglia, quindi insomma la utilizziamo. No, è bella, è veramente, veramente bella. Partiamo con un po' con la carrellata sulle domande che sono arrivate nel frattempo. Allora, ce ne sono tante. Sì. Proviamo magari a dare qualche risposta alle domande più vecchie, diciamo quelle fatte più... A Marco forse ha già risposto, sì, anche esatto. Sul colore in realtà, perché Marco Mastrolilli aveva fatto due domande. Una era quella dell'animale che vi aspettate di trovare e l'altra sul colore, ma secondo me... Dice come si può conoscere i colori di un animale ritrovato allo stadio fossile, ci si basa sui presunti habitat o su correlazioni con animali odierni oppure c'è un altro sistema? Ci si basa soprattutto sul concetto di attualismo, quindi la correlazione con animali odierni. Per quanto riguarda i mammiferi del quaternario abbiamo un grande vantaggio perché abbiamo alcune riprese fotografiche che sono le pitture rupestri che danno delle indicazioni sulle livree e a volte anche sulla colorazione di queste livree. Però non si va oltre. Per quanto riguarda i mammut, per esempio, invece sono state trovate delle mummie che conservano il pelo, ma lo stesso leone speleo, leone delle caverne in Siberia, è stato trovato mummificato e quindi anche lì si vede la colorazione del pelo. E così altri animali. Se lo stato di conservazione prevede anche la presenza di parti molli, come anche la pelliccia, la cute, diciamo l'epidermide, allora in questo caso si può ricostruire, si può essere fedeli. Viceversa, se abbiamo soltanto delle ossa e le specie sono totalmente estinte senza degli analoghi attuali, si possono fare solo congetture. Certo. Bene, certo. Naturalmente ci sono grandi ovazioni per il lupo, Anna D'Urso, viva il lupo, mitico il cranio di lupa, quindi insomma chiaramente c'è un certo tifo per questo tipo di animali. Esatto. Come scusa?
vuol dire che la divulgazione fatta bene in una certa maniera su quest'ambito sta funzionando. È solo diffondendo bene una coscienza dell'importanza della conservazione di queste specie che si possono tutelare. Viceversa, certamente, non ci sarebbe nulla in campo. Certamente. Jimmy Wu ha due domande e chiede: le renne avrebbero potuto esserci? E poi, tra gli ungulati fossili del Po, quali sono i più presenti? Allora, le renne no, in pianura qua non sono state trovate, in Nord Europa sì invece, e quindi probabilmente è una specie che non è migrata fino all'Europa meridionale. Per quanto riguarda invece gli ungulati più presenti, vabbè, il cervo elafo, che è ancora presente attualmente, è la specie in assoluto più diffusa. Abbiamo i caprioli, abbiamo alcuni resti di daino che però sono di periodo storico, sono una specie che è stata introdotta qua da noi, quindi per motivi venatori. E specie molto diffuse, invece, c'era anche il megacero, o cervo gigante. C'è proprio una domanda. Sì, c'è una domanda, diciamo, che chiede appunto se è stato ritrovato il Megalocerus gigante. Sì, eccola qua. Esattamente, è stato ritrovato, abbiamo alcuni palchi nel museo, abbiamo dei palchi di alce, e quindi anche le alce sono state ritrovate. Ecco, una cosa che mi piace spiegare è che spesso alla ritirata dell'ultima fase glaciale abbiamo avuto che alcune specie hanno ridotto il loro areale, quindi si sono estinte qua da noi e si sono segregate nella parte nord europea ed nord asiatica, in pratica, quindi Siberia e così via. Altre specie invece non si sono estinte qua da noi, si sono semplicemente spostate a livello altitudinale, quindi sulle Alpi, dove cioè la nicchia ecologica era ancora tale da sembrare quella glaciale in pianura padana, per cui la fauna alpina attuale non è altro che un residuo della fauna glaciale che è vissuta nel quaternario. Erano le disgiunzioni artico-alpine di cui si parlava ai tempi. C'è Antinisca Simoncelli che sta seguendo con una classe, in realtà, ed è nata questa domanda. E dice: volevamo sapere se la colorazione che si vede, la pigmentazione delle ossa dei reperti animali ritrovati, ecco, adesso lo dovresti vedere, è frutto di reazioni chimiche, di sporcizia, di erosione, insomma, di qualche... come mai sono... Questa è una bella domanda. Le ossa in genere sono bianche. Esatto. Le ossa sono bianche e assumono questa colorazione fossilizzando. Mi spiego meglio. Come avviene la morte come può avvenire la morte e la fossilizzazione di questi animali? In genere succedeva che, essendo la pianura, diciamo, priva di argini, il fiume privo di argini, la pianura era una palude alluvionale enorme sui lati del fiume, e spesso e volentieri gli animali ci finivano dentro rimanendo impantanati, quindi ci morivano all'interno di queste paludi. All'alluvione successiva venivano sepolti, e quindi sepolti da strati di pantano, di limo, quindi di sostanza impermeabile all'acqua ma anche all'ossigeno. Questo li racchiudeva i resti, diciamo, di queste carcasse in maniera tale che la decomposizione avvenisse al di sotto di queste coltri impermeabili. Il risultato era che i batteri utilizzavano tutto l'ossigeno residuo intrappolato di sotto, utilizzando poi una attività decompositiva anaerobica che produceva come scarti metabolici del solfuro di ferro, cioè della pirite. La pirite quindi si andava ad impregnare interamente l'interno e l'esterno delle ossa. Una volta che queste ossa sono state erose e prese in carico dal fiume, la pirite è entrata in contatto con l'acqua e con l'ossigeno atmosferico e si è ossidata in limonite e goetite, e questo ha generato appunto il colore ruggine, il colore marrone che hanno queste ossa, che è un colore caratteristico appunto e testimonia appunto il periodo in cui l'osso ha intercorso tra la dissepoltura e il ritrovamento appunto. Finché l'osso rimane sepolto, la pirite rimane intatta, per cui la colorazione è beige ma molto chiara, e l'osso è molto pesante perché è pieno di pirite. Certo. Quando invece l'osso viene preso in carico dal fiume, gradualmente si arrugginisce e diventa marrone. Sì, adesso faccio il mio mestiere, perché limonite e goetite non sono altro che idrossidi di ferro, quella che comunemente chiamiamo ruggine. La ruggine, esatto. Certo, certo. Allora, Davide, c'è un saluto da Chiara Gorni Silvestrini, che ricorda, ex studentessa dell'ITIS, ti saluta e naturalmente ti fa i complimenti, e anche da Patrizia Claudia Gelati. Saluto anche lei. E poi, ecco, no, c'è un'altra domanda sempre di Jimmy Wu, che chiede: l'uro, il bisonte e il cavallo selvatico, sono mai stati trovati fossili qui?
assolutamente sì. Il bisonte in assoluto è il più abbondante. C'erano vere e proprie mandrie di bisonti, tant'è vero che di fossili di questi ruminanti, diciamo, sono pieni i musei e le cantine della bassa. Sembra paradossale, ma molti pescatori, molta gente che si trova questi testoni enormi oppure queste ossa enormi sulle spiagge, a volte se li tiene in casa, e sono per la maggior parte resti di bisonte, quindi c'erano vere e proprie mandrie. L'uro è già un po' più raro da trovare rispetto al bisonte, però ne abbiamo trovati alcuni reperti, ce ne sono alcuni fossili ci sono. Il Bostaurus è in assoluto il più diffuso, perché poi è diventato anche la specie domestica, quindi è molto abbondante. Però il bisonte ritrovato in pianura padana è della specie Bison priscus, che è un progenitore del bisonte europeo e del bisonte americano. Quindi ci troviamo alla base dell'evento di speciazione che ha dato origine sia all'uno su un continente, sia all'altro su quell'altro continente, insomma. Ma Davide, ti faccio io una domanda e ti chiedo, la maggior parte dei reperti che avete lì nel museo di San Daniele Po immagino che provengano più o meno dalle tue zone, ma se qualcuno di noi avesse voglia di andare sul Po più verso, diciamo, la provincia mantovana, ecco, per essere un po' più comodi, per esempio una domenica pomeriggio magari da passare con i bambini su uno spiaggione del Po, avrebbe senso provare a mettersi a cercare qualche cosa o ritieni che sia una zona che da questo punto di vista sia scarsamente fornita? Forse siamo un po' a valle. No, ha sempre senso mettersi a cercare, perché si trova sempre qualcosa. I fossili che abbiamo qua in museo e di cui mi occupo io provengono da un tratto di fiume di 65 chilometri che va da Cremona a Casalmaggiore più o meno. Un tratto ridotto. In linea d'aria sono una quarantina di chilometri, ma via fiume sono 65 chilometri, perché fa molti meandri. Ecco, cosa succede? Vi posso dire quello che accade qui e si può trasferire anche ad altre zone, quindi di conseguenza. Quello che succede qui è che la maggior parte dei fossili grandi e ben conservati si trovano in prossimità di Cremona, Spinadesco, dove c'è la confluenza del fiume Adda, quindi a monte di Cremona in pratica. Questo perché? Perché probabilmente vi sono dei paleosuoli che sono più emergenti, più esposti all'erosione fluviale, e quindi il fiume prende in carico questi oggetti grossolani e li deposita immediatamente lì, perché sono molto, molto grandi, insomma, certo, e non riesce a trasportarli. Andando a valle invece da Cremona ci sono ancora queste specie, però i fossili cominciano ad essere più frantumati, più rotti, quindi non abbiamo fossili interi, ossa intere, abbiamo dei pezzi, e man mano che ci spostiamo verso Casalmaggiore i pezzi sono sempre di dimensioni più ridotte, dipende molto dal tipo di osso, però per esempio un cranio di una certa dimensione nella zona di Cremona potrei riuscire a trovarlo, nella zona invece di San Daniele o di dalla bassa verso Casalmaggiore è difficilissimo, troverei soltanto dei frammenti cranici. Quindi probabilmente, se non vi sono nella zona che dicevate prima, la zona mantovana, a monte del tratto che state ricercando, diciamo, se non vi sono dei palosuoli in evidenza, probabilmente la ricerca è un po' vanificata e soprattutto troverete dei fossili di ridotte dimensioni o molto, molto frantumati, cosa che è piuttosto plausibile, perché guardando il database, diciamo, di pubblicazioni e quindi delle raccolte bibliografiche che vengono fatte su questi fossili, tutti quanti questi studi sono relativi a reperti che provengono dalla zona di Pavia, dalla zona di Piacenza e dalla zona di Cremona. Non ho mai sentito un granché. Mentre invece dalla zona di Ferrara, la zona di Ravenna, così provengono dalla pianura, ma sono frutto di escavazioni, quindi hanno fatto delle cave scavate all'interno della collina del Po, andando in profondità riescono ad estrarre reperti di questo tipo, però trasportati dal fiume, depositati sulle spiagge, direi che il tratto migliore è la zona da San Daniele, diciamo, in su verso Pavia, insomma. Certo. Sì, quindi siamo un po' ai limiti di questa zona di ritrovamento, cioè noi che siamo subito a valle di Casalmaggiore, il nostro tratto di fiume, quindi siamo... La cosa che facciamo con il museo è quella di incentivare questo tipo di ricerca. Sembra paradossale, perché potrebbe sembrare che ci portano via reperti per lo studio, in realtà non è così. Cerchiamo di insegnare alla gente che cosa si può trovare e come la si può trovare, affinché queste persone poi vengano in museo a classificare con noi
che gli insegniamo come avviene la tassonomia, come avviene la sistematica, insegniamo a classificare e chiediamo loro che alcuni di questi reperti vengano lasciati al fine di essere studiati prima ed esposti successivamente, con tutti i riconoscimenti relativi allo scopritore. Certo. Ecco, questo ha fatto sì che dal 98 ad oggi la collezione iniziale, che era di un centinaio di reperti, diventasse di 1500 reperti. Gran parte trovati da persone che vanno sul fiume, bazzicano sul fiume, trovano qualcosa e incuriosite, responsabilizzate, vengono a consegnarlo. Non si dovrebbe fare, però reperti che hanno un valore scientifico inferiore, diciamo, in genere li lasciamo anche agli scopritori, soprattutto se sono dei ragazzi o dei bambini che si dilettano a iniziare una collezione e ad imparare da questa collezione, perché la forma delle ossa, l'anatomia comparata, la classificazione della specie la si riesce a fare se si ha una collezione a disposizione, viceversa non si riesce. Certo, infatti, diciamo che rientra anche questa fra le attività di citizen science che stanno cominciando a prendere piede un po' in tutti i campi, no? Anche sulla la ricerca anche dell'inquinamento luminoso, per esempio, oppure i bioblitz che si fanno in primavera anche in collaborazione con i parchi. Quindi sono tutte attività che il cittadino, il semplice comune cittadino, senza aver bisogno di particolari preparazioni, ecco, può così contribuire, può mettere a disposizione un po' di tempo per lavorare, diciamo, e portare dei dati per la ricerca. Ti segnalo, andiamo pian pianino verso la conclusione, però ti segnalo un paio di osservazioni, una di Luisa Rodella che dice: leggerò il libro, da quello che capisco unisce senso e sensibilità, e mi pare che sia proprio questo il dei saggi scientifici naturalmente e dei libri che sono belli da leggere davvero, infatti è proprio così. Poi un'altra osservazione di Marco Mastrorilli: in Italia ci sono stati molti ritrovamenti fossili di rapaci notturni, lui si occupa di quello, quindi sta puntando, ciao Marco, proprio sappiamo. A questo, e chiede appunto se sul fiume ci sono stati ritrovamenti di questi rapaci. No, sul Po fossili di uccelli quasi zero, le ossa sono pneumatiche, sono cave, sono molto sottili osteologicamente parlando e di conseguenza la loro conservazione è pessima, per cui noi abbiamo un quadro faunistico fortemente incompleto dal record fossile del Po. Abbiamo i mammiferi, ci mancano i rettili, gli anfibi, gli uccelli, gli insetti qualche volta si trovano all'interno dei blocchi di torba, qualche resto di rettile all'interno dei blocchi di torba, tutto il resto viene inesorabilmente perso. Abbiamo circa un 15% di quella che doveva essere l'associazione paleontologica o faunistica complessiva, insomma. Certo, del resto il fiume è potente, quindi sbriciola, rompe, erode e via dicendo. L'ultima cosa che invece ti chiedo io è se ci puoi raccontare un attimo dove si trova il tuo museo e se è possibile visitarlo, a parte in questo periodo purtroppo di Covid, immagino che sia chiuso, però diciamo in tempi normali come possiamo fare a venire a trovarvi? Allora, il museo si trova a San Daniele Po, nell'ex edificio scolastico che è stato convertito appunto a museo dal 98 in poi, lo riconoscete facilmente perché è un edificio giallo e azzurro, e di fronte c'è attaccato, davanti c'è una scultura di un rinoceronte, quindi non potete sbagliare, insomma. Si può sbagliare, e dietro forse se non sbaglio c'è anche un murales di un lupo, può essere? Esattamente, qualche anno fa, quando appunto i lupi hanno cominciato a presentarsi in Golena e la gente cominciava ad allarmarsi, noi abbiamo seguito la strada opposta rispetto a quello di nascondere il problema. Lo abbiamo posto di fronte a tutti, dimostrando che non era un problema, ma era un'occasione per il territorio. Quindi lupi in Golena, bellissimi da osservare con fototrappole o con il binocolo in particolari condizioni. Un Darwin Day interamente dedicato al lupo con ospiti nazionali straordinari che sono venuti a portare le loro conoscenze e tutte le loro sfaccettature su questa specie, e un grande artista che è un writer di strada che si chiama Erika il Cane. Lo conosciamo. Il suo nome vero, lo conoscete, infatti. Sì, perché ha lavorato anche a Mantova in un quartiere. Ha fatto a Mantova il dipinto che avrebbe dovuto fare a Cremona, che non gli ha permesso appunto di realizzare, e quindi in quel periodo in cui è rimasto inoccupato a Cremona è venuto a San Daniele Po, mi ha chiesto una parete grande, io ho dato la più grossa che avevamo e ci ha fatto un lupo meraviglioso che sta costruendo lo scheletro di un mammut.
Quindi il fossile più importante del museo, cioè il lupo, stava costruendo il museo, oppure stava smontando lo scheletro di un mammut per mangiarselo. Questo non lo sappiamo e non me l'ha spiegato. Lupo. Libera interpretazione, sicuramente. Allora, Lella Rossetti, non preoccuparti se hai perso la prima parte, perché comunque, come tutte le dirette che facciamo per Mantova Scienza, rimangono registrate su Facebook e anche sul canale YouTube, quindi non, chi si fosse perso o chi avesse dovuto uscire prima può comunque ritrovarla. Direi sì. Davide che siamo quasi alle 7, per cui ti ringraziamo tantissimo per questa così chiacchierata, perché più che una conferenza è stata una chiacchierata. Anche le domande e i commenti, non so se tu riesci in questo momento a leggerli, comunque sono tanti e sono tutti di persone che si complimentano. Allora, prima di salutarci, se vuoi chiudere con un commento tu, o non so, ad esempio, un consiglio per tutti i giovani, esatto, che ci stanno seguendo. Stefi, scienze naturali. Vabbè, sì. Chiedere questo trio se scienze naturali va bene, insomma, un po' una domanda tendenziosa, però veramente abbiamo collegati tantissimi ragazzi delle scuole, sia dell'istituto Liceo Fermi, del Liceo Belfiore, che è lo scientifico, e del Liceo Virgilio, che è classico linguistico di Mantova. Quindi di qualcosa a questi ragazzi. Dal consiglio che mi sento di dare a questi ragazzi è di all'università di soddisfare prima di tutto quelle che sono le loro passioni. Certo. Quindi di dedicarsi alle loro passioni prima di pensare alla possibilità anche di un lavoro, seppur importantissimo e fondamentale per il futuro. Prima sviluppate le vostre passioni, perché l'università è un valore aggiunto, sono conoscenze e cultura che costruiscono la vostra vita. Per cui il consiglio che mi sento di dare è: affrontate queste curiosità, queste università, diciamo, queste facoltà che decidete di scegliere, mantenendo la curiosità del bambino. Siate infantili da questo punto di vista, chiedete perché sempre, cercate di osservare, soprattutto non limitatevi alla sola osservazione, fate delle ipotesi e cercate di trovare la soluzione a queste ipotesi, quindi trasformate l'ipotesi in una teoria. Questo è quello che mi sento di dire a tutti quanti, insomma. Mettete a frutto la vostra conoscenza, migliorandola sempre più e divulgandola anche agli altri. Grazie Davide, grazie, bellissimo, sì, consiglio. Esatto. Bene, benissimo così. Condivido ovviamente in tutto. Certo. Allora Davide, noi ti ringraziamo e ti salutiamo qui, però naturalmente diamo l'appuntamento a tutti coloro che vorranno domani, anzi gli appuntamenti, perché domani sono due, alle 17:30 con Daniele Castelli ed Elena Bonaccorsi, che ci parleranno dei minerali presenti nei nostri smartphone e dell'importanza anche dello studio della mineralogia, che negli ultimi anni decenni, diciamo, forse non è così approfondito, esatto, ai noi non è così approfondito, si sta un po' perdendo rispetto magari a quello che era nell'Ottocento, per esempio. E alle 21 invece cambieremo completamente argomento, ci occuperemo di ricerca spaziale e delle sue ricadute sulla vita quotidiana, insieme agli astrofisici Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio, che sono i divulgatori scientifici che coordinano il progetto Facebook Chi ha paura del buio, una pagina Facebook di divulgazione soprattutto astronomica, ma non solo. E quindi sicuramente un doppio appuntamento, io credo molto molto interessante da non perdere. In ogni caso, tutte le informazioni le potete trovare sul sito di Mantova Scienza, mantovascienza.it, oppure sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Festival. Stefi, noi ringraziamo, certo, ovviamente tutti. Vuoi fare tu un saluto? Ciao Davide, grazie ancora, in attesa di poterci vedere in presenza, e così magari facciamo qualche passeggiata sul Po dalle tue parti a cercare infatti Citizen Science in compagnia. Ciao Davide, grazie, buona serata. Arrivederci, buona serata a tutti. Arrivederci.